Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio è con noi nella giungla. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera. Beh, alla fine il PD e Renzi arrivano sulle vostre posizioni, potrebbe essere così, no? Sulla legge elettorale. Vediamo. Il nostro obiettivo è andare a votare il prima possibile. La prima data utile per riuscire ad approvare questa legge è il 27 febbraio da regolamento, ma si può fare anche prima, perché il 27 febbraio, ora non sto a spiegare i tecnicismi, significa che nei primi 10 giorni di marzo la Camera la vota la legge e il Senato la può approvare della legge, però dico anche possiamo fare anche prima, solo che poi tra il dire e il fare in politica, lo sapete bene, c'è di mezzo il mare. Io non voglio assolutamente che si utilizzi questo mese di febbraio per prendere tempo o perdere tempo. Quindi sarà chiaro a tutti nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se il PD faccia sul serio oppure no. Noi abbiamo chiesto una cosa semplice: quello che è uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale alla Camera lo si mette al Senato, sì, e andiamo a votare, perché questo paese se la passa male e non possiamo continuare con questo accanimento terapeutico. Sono assolutamente d'accordo, soltanto che occorre andare a votare, anche perché se Napolitano, come ha detto adesso, dice che a elezioni si va a scadenza naturale, cioè è senatore a vita, non è più Presidente della Repubblica, ma pensa ancora da Presidente della Repubblica. Ma tra l'altro porta l'altro porta bene, aveva detto che se passava il no al referendum lui ne avrebbe ricavato un dolore enorme, e infatti gli italiani si sono impegnati a per arrecargli questo dolore. Cioè, adesso uno dei peggiori presidenti della Repubblica di sempre. Noi siamo stati gli unici a chiedere l'impeachment a Giorgio Napolitano, se ve lo ricordate, sì, come forza politica. E credo che un giorno quell'impeachment ci sarà riconosciuto nella storia, perché Giorgio Napolitano è l'unico presidente della Repubblica che si è fatto rieleggere due volte, che è stato il Presidente della Repubblica più interventista, che ha protetto l'inciucio tra PD e Berlusconi in tutti questi anni, e credo che non ci mancherà come Presidente della Repubblica. Poi gli auguriamo inventato questo lunga vita, Mario Monti, di stare con i nipoti. Ma stare con i nipoti tutta la vita, che vuole? Basta che non faccia sempre l'oracolo di Delfi. Di Maio l'ha sentito ieri, ha letto, insomma, ha seguito Renzi, l'SMS da Floris, cosa ne pensa? E lui dice che bisogna andare a votare per evitare che si maturino i vitalizi. Teniamo presente che in 3 anni che abbiamo proposto a Renzi, negli ultimi 2 anni soprattutto, di abolire i vitalizi, lui non li ha mai voluti abolire. 138 milioni di euro è solo la spesa di vitalizi della Camera dei Deputati. Tra l'altro vi informo di una scena, andatevela a vedere se potete, stamattina alla Camera si sono ribellati molti parlamentari di altri partiti contro la frase di Renzi sui vitalizi, sì, e chi gli applaudiva? Il Partito Democratico. Allora, cioè il Partito Democratico applaudiva a quei parlamentari che attaccavano Renzi sulla frase dei vitalizi. Io dico semplicemente una cosa: le pensioni dei parlamentari, i vitalizi degli ex parlamentari, li dobbiamo abolire, ma li aboliremo noi al governo, perché questi signori che prendono il vitalizio non lo aboliranno mai. Quindi Renzi eviti di utilizzare questi mezzucci mediatici che poi gli si ritorcono contro anche i suoi. Due domande al volo: si deve dimettere Moretti? Beh, io credo di sì, è il minimo in questo momento. E invece in Parlamento ci sono i numeri per far dimettere o per mandare a casa Poletti, il ministro del non lavoro? Che è il sogno di Paragone. Questi si proteggono a vicenda. Il ministro Poletti, voi lo ricorderete, il ministro del non lavoro, del non lavoro, è quello che ha detto che è bene che se ne vadano un po' di giovani dall'Italia, perché quelli che se ne vanno sono delle sole, a quanto ho capito, e questa roba qui non è assolutamente accettabile a un ministro del lavoro. Ma se vi ricordate, tutti i ministri del lavoro hanno maltrattato i giovani italiani in maniera assurda. La Fornero li chiamava Ciusi, la Buonanima di Padoa-Schioppa li chiamava Bamboccioni. In questi anni, o ministri del lavoro o ministri dell'economia, ce l'hanno avuta con i giovani italiani, e ci sono riusciti, perché l'unico 40% che si è raggiunto in questi anni è quello della disoccupazione giovanile, che ieri ritorna al 40%. A questo noi proponiamo due cose: sostegno alla piccola e media impresa per dare lavoro, e reddito di cittadinanza per non fare emigrare 107.000 cittadini in un anno, che sono il numero emigrato nel 2015. Scusi Di Maio, sono Giba, mi scusi. Senta, facciamo finta che si sia andati a votare, il Movimento 5 Stelle abbia la possibilità di governare. Io ho sempre questo cruccio di sì euro, no euro. Quale sarà la vostra posizione definitiva? E proviamo anche a capire se veramente il problema magari non è l'Europa, piuttosto che magari gli egoismi nazionali. Guardi,
secondo me, per come si stanno mettendo le cose negli ultimi mesi a livello internazionale, il problema dell'euro non lo porterà sul tavolo dei paesi europei solo l'Italia con un governo a 5 stelle. Voi tenete presente che il 2017 è un anno fondamentale, certo. Si vota in Germania, si vota in Francia, certo. C'è la in Brexit, Olanda. C'è la vera Brexit perché ci sono le trattative per l'uscita della Gran Bretagna all'Unione Europea, certo. Si vota qui e forse si rivoterà in Spagna che ha un governo di minoranza. In tutti questi paesi, per varie ragioni, l'euro sta stretto a tutti, al tal punto che addirittura Draghi non reputa più irreversibile il processo dell'euro. Quindi lo dobbiamo mettere in discussione. Noi come lo mettiamo in discussione? Con un referendum con cui chiediamo agli italiani se vogliono restare nell'euro o non vogliono restare nell'euro. Sì. Mentre indiciamo il referendum, magari gli altri paesi dell'eurozona vorranno tornare a miti consigli. Ma non si rischia, Di Maio, non si rischia di diventare un nano geopolitico tornando indietro? Fuori dall'euro? Guardi che noi oggi, per i rapporti con i grandi, con la Cina piuttosto che con gli Stati Uniti, con la Russia stessa. Ma questa è l'illusione della globalizzazione. In questi anni ci siamo aperti così tanto che ci siamo fatti divorare il Made in Italy dai cinesi, dagli indiani, ci siamo fatti divorare la produzione industriale e le nostre aziende dai tedeschi che se le sono comprate. Quando noi abbiamo iniziato a, senza discriminazione, aprirci a tutti, a tal punto che l'Europa voleva aprire al mercato cinese col MES Cina fino a qualche mese fa, o col TTIP agli americani che è saltato grazie ai francesi, questa cosa qui stava per produrre il massacro della nostra economia. Noi non potremo mai battere i cinesi sulla quantità, li batteremo sulla qualità. Il turismo cinese è il turismo più grande che ci sarà nei prossimi anni e quel turismo noi lo possiamo attrarre con le nostre eccellenze, con lo shopping, ma anche con i beni culturali, con i beni enogastronomici, se teniamo la qualità. Ma qui si sta svendendo tutto ad altri paesi, perché? Perché abbiamo perso ricchezza nazionale, non possiamo fare investimenti per i vincoli europei e non abbiamo l'opportunità di sviluppare la nostra economia. Allora io non credo che il male assoluto, cioè l'unico male dell'Italia sia l'euro. Okay. No, assolutamente, ma infatti questi, non è così. Ma questi parametri, questi parametri uniti ai livelli di corruzione, i livelli di evasione, è una classe politica che guarda soltanto, adesso ci vuole, al proprio vitalizio, non hanno avuto un minimo di lungimiranza per capire cosa stesse accadendo. E questo però è sempre un problema italico, non europeo, quindi torniamo sempre lì. Infatti lo dobbiamo affrontare dal governo italiano, speriamo con le prime politiche utili. Di Maio, volevo fare un excursus, non lo può fare Gianluigi perché è un giornalista stimato e ha ovviamente una posizione da difendere. Lei gode di un'ottima stima da parte della nostra Ilenia e non parlo di stima politica, ecco, faccia lei. Va bene, io chiuderei qui. Di Maio, grazie per essere stato con noi. La giungla. Buonasera.